Buongiorno ragazze, benvenuti in un nuovo video. Quello di oggi sarà un vlog, cioè inizio in realtà oggi con il vlog che proseguirà per i prossimi giorni. La location è diversa, sì, sono al mare. Sono venuta qui, siamo arrivati qua ieri sera e con i miei, sono da sola con i miei e Cesare ovviamente, e poi c'è anche Lola, il cane dei miei, perché mio marito questo weekend aveva un addio al celibato in Puglia, per cui niente, insomma sarei rimasta lì da sola e quindi abbiamo ben pensato di venire qua. In realtà io oggi devo lavorare in smart working da qui appunto, per cui mi sono creata la mia postazione, tra qualche minuto devo iniziare e devo dire che insomma più bello lavorare da qua rispetto a Torino, anche perché in questi giorni davano un caldo assurdo a Torino. Io sono praticamente struccata, mi sono giusto messa un po' di mascara sugli occhi, ma i brufoletti che mi sono usciti fuori e basta. I miei hanno già portato fuori Cesare, quindi siamo solo io e Lola qua a casa e così almeno posso lavorare tranquilla. E basta, che altro dirvi? Ieri sera quando siamo arrivati, verso le 6:30, dopo cena abbiamo fatto una passeggiata, si stava troppo bene, cioè c'era pochissima gente. Poi in questi giorni era un tempo favoloso, infatti domani abbiamo prenotato la spiaggia, non vedo l'ora di andare in spiaggia anche perché sarà la prima volta per Cesare in spiaggia da grande. Ovviamente l'anno scorso quando aveva un mese e mezzo l'abbiamo portato in spiaggia, ma dormiva praticamente tutto il tempo, per cui sono troppo curiosa domani di vederlo alle prese con l'acqua, oh, mi prende il naso, con l'acqua, la piscinetta, la sabbia, non lo so, sono super curiosa, quindi vedremo come si comporterà. E basta, in realtà saranno secondo me dei giorni molto tranquilli. In realtà poi domenica verso l'ora di pranzo rientreremo, un po' per evitare il traffico, un po' perché al pomeriggio abbiamo una festicciola di compleanno di un amichetto di Cesare, per cui insomma ecco, dobbiamo rientrare, però insomma mi godo oggi e domani questo weekend da mamma single. Ora vi saluto perché devo incominciare a lavorare, sono quasi le 9, mancano 5 minuti e basta, ci riaggiorniamo più tardi. Ciao! Sono in modalità relax in pausa pranzo. 1:40, mia mamma è andata di là a portare Cesare a far la nanna, perché ci sono dei giorni in cui crolla dopo 5 minuti e degli altri giorni in cui invece boh, ci mette tipo a mezz'ora ad addormentarsi, per cui le ho detto vai tu, di modo che io alle 2 devo ricominciare a lavorare. Tra l'altro appunto sono completamente struccata perché prima ho cercato di mettermi un po' il sole, ma poi faceva troppo caldo, per cui boh, mi sono lasciata struccata apposta, così ho detto se prendo un po' di sole. E basta, un'altra settimana, no, ormai 2 settimane fa sono andata a fare i colpi di sole in un posto nuovo, mi piacciono molto perché sono estremamente naturali, cioè, non so, ma io non li vedo quasi, cioè vedo che sono chiara, mentre prima mi c'avevo la striscia qua scura, però boh, sono molto naturali, mi piacciono. Basta, comunque non vedo l'ora che arrivino alle 5:30, tra l'altro reggisene in vista, vabbè. Alle 5:30 così prendo Cesarino e me lo porto in giro da qualche parte. Mi piacerebbe tanto andare a fare una camminata fin su, a Solva. Il problema è che è tutta in salita, cioè proprio così, per cui col passeggino non ce la posso fare. E devo portarmi indietro il marsupio. Non che col marsupio sia meno faticoso, anzi. Però in realtà vorremmo abituare Cesare un po' al marsupio perché quest'estate faremo un giro in Croazia alla fine. Non so se ve l'ho già detto, forse no, o forse su Instagram. E quindi ovviamente avremo con noi il passeggino, ma ci sono alcuni posti in cui non sono molto agevoli, che non sono molto agevoli col passeggino, per cui penso che ci porteremo dentro lo zaino. Il problema è che l'anno scorso lui era un fagottino di 3, 4 kg scarsi. E si addormentava in un non nulla nel passeggio nel marsupio, l'abbiamo usato tantissimo in montagna soprattutto. Quest'anno no, nel senso comunque andremo in un posto dove comunque fa caldo.
Nel marsupio lui non è, cioè sono mesi e mesi che non, in cui non lo mettiamo, che no, sono mesi e mesi che non usiamo il marsupio. Oltretutto adesso ormai lui pesa 10 kg e mi sa che dovrei portarlo dietro sulla schiena. Vabbè, mi sa che dovrò fare qualche prova a Torino prima di portare, cioè di darlo per sottinteso quando andremo via. Devo chiamare Lola perché sennò va a rompere le scatole accese. Vabbè, ma questo pulsante cos'è? Fa niente. Vabbè, niente, mi rilasso ancora quei 10 minuti sperando di non crollare in un sonno profondo e ci rivediamo più tardi. Allora, ho finito di lavorare, ma già da un po', adesso sono le 6:40. Cacchio, tra l'altro dobbiamo anche tornare a casa perché Cesare deve mangiare, ma bene. E niente, abbiamo fatto un po' di shopping io e mia mamma. Io mi sono presa un vestitino molto carino perché ho bisogno di cose fresche per appunto il viaggetto di quest'estate, e mia mamma invece si è presa un paio di shorts, e invece la nonna non ha resistito a comprare un paio di scarpine a Cesare. Adesso ve le faccio vedere. Abbiamo preso i sandaletti della Crocs che sono troppo carini, guardate. Cesare, fai vedere le tue nuove acquisti. I sandaletti della Crocs, eh? Sei contento? Da mangiare questi salsicciotti. Eccoci qua, allora siamo tornati a casa, in realtà sono le 8:30 e adesso sono qua seduta per terra perché sto giocando un po' con Cesare. Abbiamo steso questo coperta da picnic che avevo preso per il suo compleanno, ne ho ben 5 a casa. Se vi interessano, alcune le vorrei anche rivendere perché finché una, due va bene, ma cinque sono un po' troppe da tenere. E ne ho portata una qua al mare che ovviamente, cioè, lui dovrebbe giocare lì sopra e invece sta fuori. Cesare, dai, vieni qui per favore. E basta, domani invece abbiamo preso la spiaggia, quindi andremo al mare e basta. Devo dire che questa era la mia seconda settimana di full time perché fino all'anno di Cesare, quindi fino a fine maggio, ero ancora in allattamento. Praticamente si esce 2 ore prima dal lavoro, quindi uscivo alle 3:30. E da quando devo dire sono passata, tornata al full time, quindi finisco alle 5:30, alle 6 lunedì, la prima settimana è andata abbastanza. Questa già un po' meno, nel senso che, non lo so, sono un po' stata presa dai sensi di colpa del passare poco tempo con lui. Di, non so, riuscire comunque a ritagliarmi poco spazio per tutto, per lui, per me anche. E boh, però penso che sia solo una sensazione iniziale, poi penso che una volta che poi ci si abitua, diciamo che vivo sperando nel fatto che comunque adesso. Comunque con l'arrivo dell'estate, il caldo, il bel tempo, le giornate lunghe, diciamo che si reagisce meglio a questa situazione. Poi ci sono anche le vacanze in arrivo, le ferie, insomma, credo che patirò di più la situazione. Cesare, patirò di più la situazione. E sei tu. Credo che patirò un po' di più la situazione quando niente, arriverà l'inverno. Vabbè, vi saluto che giustamente mi chiede lei attenzione. Buongiorno. Oggi è sabato. Alla fine sono andata in spiaggia da sola perché Cesare da ieri ha un po' di tosse, per cui i miei genitori mi hanno cominciato a dire no, non portarlo in spiaggia, che se ha la tosse, ce ne occupiamo noi, tu vai a rilassarti, quindi va bene. E nulla, quindi sono in spiaggia da sola, Vai, vai, ti ho detto basta, in mai realtà rotto, ho con mai me. rotto, cammina. Scusate, ma c'era una signora che ce l'aveva col suo cane. E dicevo, ok, sto passando la strada. Che in realtà più tardi penso che verranno.
penso che in realtà passeranno comunque spiaggia. Calcolate che adesso sono le 9. e basta, però visto che noi avevamo prenotato la spiaggia, insomma era un peccato, ecco, non andarci, visto che è una giornata splendida. Per cui basta. Mi piacerebbe avere un po' di compagnia, ma nessun problema. Farò tesoro di questo tempo da sola con me stessa. Eccoci qua, allora sono le 7:30 più o meno, stiamo andando a cena fuori, è sabato sera e mi sono messa questo vestito di Zara che ho preso 2 anni fa, sì, ed è uno dei miei preferiti. Gli orecchini sono di Anna Luisa e la borsa è quella di Gucci Vintage e le scarpe sono simili Gucci. Mentre invece vi faccio vedere anche il look di Cesare, ma ve lo faccio vedere dopo quando siamo sul mare. Allora Cesare, facciamo vedere il tuo outfit. Cesare è tutto by chiavi, magliettina, pantaloncino e poi ha le scarpine della Box. Tutto fighetto, adesso andiamo a cena fuori. Buongiorno ragazze, alla fine sono letteralmente sparita, scusate ma sono praticamente struccata, sono letteralmente sparita perché poi domenica siamo rientrati abbastanza presto da Lazio e Cesare era un po' malatuccio, nel senso che probabilmente un po' l'aria condizionata in macchina gli aveva fatto venire un po' di tosse e di conseguenza mi sono ammalata un po' anch'io, per cui ho avuto un po' di raffreddorino e basta. Oggi è martedì. Io sono in pausa pranzo, sono abbastanza stanca in questi giorni perché è arrivato un caldo pazzesco e volevo farvi vedere un ecco qui, allora, in bagno, appunto in questo angolino che rimane praticamente, lì c'è l'ingresso del bagno, qua c'è il lavandino, lì c'era un quadretto che non mi convinceva e appunto sono andata a mettere questa cornice, aspettate che, ecco, così la vedete meglio, mi piace un casino, e questa qua è una dimensione 21x30, quindi direi che si adatta perfettamente al bagno. Vedete? Vi faccio vedere le altre che abbiamo messo da Cesare. Ecco, invece in cameretta di Cesare abbiamo deciso per il momento di mettere queste due stampe perché in realtà inizialmente volevamo metterne 4, però 4 30x40 erano un po' troppo grandi, per cui per il momento ne abbiamo messe due qui e molto probabilmente poi ne metteremo altre due qua sopra la libreria montessoriana. E appunto abbiamo scelto queste due che sono troppo simpatiche, l'orso con la tavola da surf che va in bicicletta e il tasso, sì, è un tasso con la macchina fotografica. Mi piace molto perché sono bianche e nere ma con dei dettagli colorati che secondo me si abbinano molto bene alla cameretta di Cesare. Lì poi ci sono i due pannelli in legno che vi avevo già mostrato realizzati da Ispirazione Legno e l'arcobaleno di Poldas Rainbow che ho ricevuto quando è nato Cesare da parte della mia amica Federica. E insomma, guardate che belle. Secondo me ci stanno benissimo.
ultima ma non ultima la stampa, ultima ma non ultima questa stampa che ho voluto incorniciare di Frida. Vedete che c'è ancora la pellicolina davanti perché ho aspettato a toglierla. Questo sarà un regalino che farò a mia sorella per la casa nuova, perché mia sorella da poco, insomma, comprato casa, è andata a vivere in casa nuova, e per cui insomma mi aveva detto che voleva prendere una stampa con Frida, e quando ho visto questa mi è piaciuta un sacco, per cui gliel'ho presa, anche queste 30x40, e poi insomma eventualmente su Instagram ve la farò vedere quando la appenderò in casa. E nulla ragazzi, io con questo concludo questo vlog un po' infinito, ma appunto abbiamo avuto qualche problema nell'appendere i quadri, ma non tanto per colpa dei quadri quanto per colpa dei nostri muri, perché continuavamo a utilizzare dei chiodi che non andavano bene per il nostro muro, e quindi insomma poi li abbiamo comprati. E nulla, quindi noi ci vediamo presto con un prossimo video, altri vlog, fatemi sapere se ne volete altri e vi mando un bacio. Ciao!